Ciao, in questo video vediamo assieme una sequenza di posizioni che è utile per calmarci, ritornare in contatto con il nostro respiro, calmare la nostra mente e allo stesso tempo il nostro corpo. È una breve sequenza che puoi fare qualsiasi momento della giornata, va bene per la mattina, va bene per la sera o anche in un momento nel mezzo del giorno quando hai bisogno di ritornare, diciamo, a ritrovare il tuo centro e la calma. Iniziamo incrociando le gambe in una posizione semplice. Se è scomoda questa posizione e vedi che ti inclini troppo indietro con la schiena, puoi usare un cuscino, io ho un cuscino molto grosso, e sederti giusto sul bordo del cuscino. Riuscirai quindi a far ruotare il bacino, abbassare le ginocchia e avere una posizione più confortevole. Da qui portiamo le mani sulle ginocchia e iniziamo a fare delle piccole rotazioni con il busto. Ci portiamo in avanti, apriamo il petto in avanti e torniamo indietro, inarcando la schiena, spostando l'ombelico verso la colonna e ancora in avanti, magari muovendo anche le spalle e poi indietro. Seguendo il nostro respiro, inspirando in avanti, espirando indietro, contraendo l'addome. E ancora inspirando ed espirando. Inspirando in avanti, magari approfondiamo un po', espirando indietro, ancora una, inspirando ed espirando, riduciamo il cerchio, arriviamo al centro e cambiamo il verso. Inspirando in avanti, espirando indietro e ancora inspira ed espira. Inspira in avanti, stendi la schiena ed espira, ritorna ancora una, inspira ed espira, inarca bene la schiena, riduciamo le rotazioni e ritorniamo al centro. Ci sistemiamo bene seduti, lasciamo la mano sinistra sulla nostra gamba, possiamo toccare indice e pollice o lasciare semplicemente la mano aperta sulla gamba. La mano destra, l'indice e il medio si piegano alla base del pollice. Li posso tenere così o posso appoggiare queste due dita nel mezzo tra le sopracciglia. Il pollice e l'anulare mi serviranno per chiudere alternativamente le narici. Il pollice la destra, l'anulare la sinistra. Faccio 5 giri, 5 rotazioni di questo respiro. Chiudo la destra, inspiro dalla sinistra, chiudo, espiro dalla destra. Inspiro, chiudo, espiro. Inspiro, chiudo, espiro. Iniziamo insieme. Chiudiamo la destra, inspiriamo dalla narice sinistra, chiudiamo, espiriamo, inspiriamo, chiudiamo, espiriamo, inspiriamo, chiudiamo, espiriamo, inspiriamo, chiudiamo, espiriamo, inspiriamo, chiudiamo, espiriamo, inspiriamo,
Chiudiamo, espiriamo, inspiriamo, chiudiamo, espiriamo. Portiamo entrambe le mani sulle gambe, rilassiamo le spalle e per un attimo respiriamo normalmente, gonfiando l'addome con le inspirazioni e contraendo l'addome, espirando. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Bene, da qui vado a portare la mano destra sulla gamba sinistra. La mano sinistra sul mio fianco a terra o se sono sul cuscino la appoggio sul cuscino. Inspiro, stendo la schiena ed espirando mi volto a guardare indietro. La schiena dritta, cerco di notare se sono inarcato. Respiro qui, guardando dietro di me. Ora inspirando sollevo il braccio sinistro, mi inclino in avanti in direzione della mia gamba, quindi a 45 gradi. Sento la schiena stendersi, guardo verso l'alto, respiro. Inspiro e ritorno. Vado al centro, vado dall'altro lato, quindi la mano sinistra sulla gamba destra, la mano destra dietro di me o sul fianco, inspiro ed espiro, faccio la mia torsione. Continuo a respirare qui, mantengo la mano sinistra sulla gamba, inspira, solleva il braccio destro e mi inclino in avanti, sentendo il lato destro del corpo che si stende, si allunga, respiro qui. Inspira, risali e sciogli. Se sono seduto su un cuscino, lo tolgo e passando sulle ginocchia mi porto con le mani a terra, metto le mani aperte alla larghezza delle mie spalle, ginocchia a terra, dita dei piedi puntati a terra. Le mani sono un po' più in avanti rispetto alle mie spalle. E anche qua inizio con delle rotazioni, mi sposto verso destra, poi verso sinistra, poi vado del tutto indietro, quasi per sedermi sui talloni, stendo la schiena. E ancora, sempre con la respirazione, in avanti inspiro ed espiro andando indietro, arcuando leggermente la schiena. E ancora, inspiro in avanti. Espiro, ritornando. E ancora, inspiro. Ed espiro. Mi siedo un attimo sui talloni, stendo le braccia, avvicino la fronte a terra. Respirando qui. Mi preparo ad andare nell'altro senso, quindi inspirando verso sinistra, poi a destra ed espirando, arcuando la schiena, mi porto indietro e ancora inspira ed espira.
Ancora inspira in avanti e espira. Per l'ultima volta inspiriamo ed espiriamo, ci sediamo sui talloni, fronte a terra, braccia stese davanti a noi. Respirando qui, rimaniamo per qualche respiro, qualche istante qui. Ancora ci solleviamo leggermente, incrociamo le gambe e troviamo una posizione seduta. Ci portiamo al centro del tappetino, se ci siamo spostati, aiutandoci con gli avambracci. Ci sdraiamo a terra. I piedi sono a terra, con le dita delle mani posso toccare i miei talloni. I piedi sono paralleli, aperti alla larghezza dei miei fianchi. Inspirando, sollevo le braccia, sollevo il bacino, braccia oltre la mia testa. Espirando, scendo. E ancora, inspira. Espira, continuo, inspira, espira, e ancora, inspira, espira, ancora una, inspira. Ed espira. Rimango qui, la schiena ben piatta a terra. Da qui sollevo le gambe, le stendo verso l'alto, piego la gamba destra, faccio una specie di numero 4, quindi la caviglia sulla gamba sinistra, piego anche la gamba sinistra. La mano destra passa tra le gambe, la mano sinistra all'esterno, intreccio le dita e gentilmente cerco di avvicinare le gambe al petto. E rimango respirando qui. Se voglio posso allentare un po' la posizione. E poi ritornare. Lentamente sciolgo, stendo le gambe verso l'alto, piedi flessi. Vado dall'altro lato, quindi piego la gamba sinistra, numero 4 da questo lato, e attiro gentilmente le gambe verso il mio petto, piegando la gamba destra. Respiro qui. Poco per volta lascio andare, stendo ancora una volta le gambe verso l'alto e porto i piedi a terra. Allungo la gamba destra a terra, poi la gamba sinistra. Lascio cadere i piedi lateralmente e rivolgo i palmi delle mani verso l'alto. Chiudo per qualche istante gli occhi.
lentamente inizia a muovere le dita delle mani e dei piedi. Piego le ginocchia, mi volto su un lato del corpo e mi riporto a sedere. Unisco le mani al cuore e lentamente apro gli occhi. Sollevo i pollici alla fronte. Namaste. Spero che questa piccola pratica ti sia utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!